I capecci della cantina, appunto Simone Capecci, e poi ci sarà un gin per il gin tonic, che è diciamo da ormai da qualche anno la bevanda, il drink del momento, un gin nato a San Benedetto del Tronto, che è quello del il funky gin, qui rappresentato dal titolare dell'azienda, ormai san benedettese, Maurizio Virella, e poi naturalmente tutti i cocktail che verranno distribuiti e venduti. Naturalmente fare i cocktail in piazza può dare adito a mille brutte idee. Il prezzo del cocktail non è un prezzo facile, e quindi che incentiva all'uso dell'alcol, ma verranno i drink che verranno venduti a 8 euro. Quello, oltre a questo, naturalmente c'è i drink, l'abbiamo detto. Scusa Erminio, del ristorante posto nuovo, come si chiama? Davide Camaglioni. Camaglioni? Sì. Camaglioni. Scusa, ma le location, quindi tu parli di piazza? Sì, dov'è la location? Allora, tutta la location, tutta la festa si svolge in piazza Giorgini, intorno alla rotonda. Da un lato c'è il palco, e adesso ne parlerà Sandro, dall'altro lato ci saranno gli stand gastronomici e i vari gazebo dei drink e dei servizi. Oh, e date di questa manifestazione, questi eventi gastronomici? Giovedì, domenica. Da giovedì a domenica, cioè, giovedì 21, domenica 24. Da giovedì 21 a domenica 24. La parte ludica, passo la parola a Sandro Simonetti. Bene, allora noi siamo partiti anche dalle fontane danzanti a grande richiesta, perché la storia ci dice che la festa alla Marina ha avuto un discreto successo, no? Le fontane danzanti, quindi ci saranno sia giovedì che venerdì. Poi giovedì sera ci sarà uno spettacolo di cabaret con Emiliano Luccisano. L'artista talmente del J.M. Emiliano Luccisano. Due sere, sia giovedì che venerdì, con spettacoli ogni ora. Durano circa 10 minuti, 15 minuti. Sì. Dalle 19. La prima degli stand e delle cose ma sempre in piazza Giorgini. È uno ogni ora, è uno spettacolo ogni ora. Le fontane. Non dura un quarto d'ora ognuno? Un quarto d'ora ognuno. Uno spettacolo, ogni ora. Uno spettacolo di due ore spezzettato in quarto d'ora. Ok. Poi l'artista J.M., il salmettese, che si è esibito anche nel palco di RDS, e ci sarà anche uno spettacolo di flamenco questo giovedì. Ma non c'è anche altro? Giovedì? No. Venerdì. Questo è giovedì. C'è tempo, un reverso. Poi venerdì ci sarà Gianluca Impastato, altro che barettista di area Zelig, appunto Lutes, lo spettacolo del Lutes, sempre venerdì, e la band Lionair. Questi gli spettacoli iniziano
subito dopo le fontane, dalle ore 20 alle 22, giusto? No, dalle ore 20 fino all'una, fino all'una. Più o meno l'orario. Adesso il programma, non, anche perché le fontane non saranno il primo spettacolo delle 19, perché le fontane hanno bisogno di un crepuscolo, quindi poca luce per essere, quindi non è la conseguenza. Esatto, partiranno altre cose, non sono conseguenziali queste. Mi sembra che dalle 21 le fontane. Sì. Dalle 19 gli spettacoli. Poi il sabato sera faremo ballare tutti con una serata 80-90, una serata di pura discoteca all'aperto. Ma per ottantenni e novantenni o... Perfetto, 80-90 è perfetto. Allora, anche per loro, ci sa chi vuole, chi c'ha voglia di ballare. È una bellissima serata, una bellissima organizzazione quella dell'evento di questa serata 89, per noi. Vediamo, la so che tu a non anni godato. E ha già ricevuto un grandissimo successo in tante altre piazze italiane. All'Aquila ha fatto ballare fino alle 5 del mattino tutta la piazza, come si chiama la piazza di L'Aquila? All'ingresso del castello. All'ingresso del castello dell'Aquila, quindi documentato ampiamente su YouTube e sui social.